come un fiume in piena, l'onda dei migranti, spinta da guerre, miserie e fame, s'affaccia alle frontiere d'Europa. I controlli, i numeri chiusi, difficilmente la fermeranno, anche se tornano a elevarsi i muri e il filo spinato. L'immigrazione è oggi la principale sfida dell'UE, mentre cresce il bisogno di una nuova Europa, solidale e inclusiva. Su questi temi, sottolineati dalle immagini del reportage realizzato dal fotografo Paolo Siccardi sul tema «L'Europa oltre la rete, al confine tra Grecia e Macedonia», sono intervenuti al Salone del Libro, moderati dallo scrittore Marco Travaglini, l'editorialista di Famiglia Cristiana Fulvio Scaglione e lo storico Eric Gobetti. La regione dei Balcani di cui parliamo oggi è diventata sinonimo di muri, di respingimenti, eccetera. Però io credo che vada rovesciata la prospettiva. I muri sorgono perché crolla l'Europa, non sono i muri a far crollare l'Europa, è il crollo dell'Europa che fa sorgere i muri. E chiaramente la mancanza di una politica coordinata, comunitaria, rispetto a un fenomeno globale come quello delle migrazioni, che è oltretutto un fenomeno ampiamente prevedibile e previsto, è questo il vero problema. Quindi piuttosto che andare a cercare di accusare questo o quel paese anche di comportamenti veramente, non dico solo poco corretti, ma ignobili, bisognerebbe fare l'operazione contraria e cercare di ricostruire una politica comune europea che è l'unica salvezza rispetto a questo problema che ci possiamo dare. I Balcani sono una terra da sempre, una terra di confine, ma anche una terra di confini, una terra di passaggio di popoli, di idee, di culture. E devo dire che quindi non è una novità, non è un elemento nuovo nella storia questo momento, questa fase in cui attraverso i Balcani passano centinaia di migliaia di persone provenienti dal Medio Oriente. La vera novità è, come dire, la chiusura da parte dell'Europa rispetto a questa diciamo, nuova avanzata. È una chiusura che in qualche modo io credo non ha un futuro, non dà un futuro all'Europa, ma non ha neanche un futuro concreto perché i Balcani devono essere in qualche modo, sono sempre stati e credo che rimarranno sempre una parte d'Europa che in qualche modo è una spugna, una parte d'Europa che funge da barriera ma anche da ponte, da passaggio tra due mondi, due mondi che comunicano, hanno sempre comunicato e continueranno a farlo.